Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video qua sul mio canale. Nel video scorso vi avevo accennato ad una scheda video che sarebbe arrivata nel canale. Questa scheda video viene da AliExpress, l'ho trovata sui 230 euro e per quel prezzo secondo me ne valsa la pena però almeno provarla, perché chiaramente si parla di una scheda video, cioè diciamo che la notizia sarebbe che la scheda video in questione costerebbe sopra i 300 euro, ok? Averla presa a 230 euro, è sempre una cosa positiva per chi magari vuole una scheda video prestante ma non ha i soldi per poterla prendere, o comunque non vuole spendere una certa cifra per prendere una scheda del genere. La scheda in questione è questa. Questa qui. È una 6600M, però la versione mobile di creazione mobile è 6600, però posso assicurarvi che è una 6600 liscia in tutti gli effetti, cioè va benissimo. E praticamente cosa hanno fatto? Hanno preso il chip grafico dei notebook e l'hanno ficcato dentro questa scheda qua. E è una cosa molto intelligente da fare, nel senso che se pensiamo che è praticamente la stessa, la 6600 e la 6600M sono la stessa scheda praticamente, con una M alla fine, e non hanno fatto altro che mettere il chip grafico dentro il PCB e l'hanno praticamente resa una 6600 liscia. Frequenze sono le stesse di lavoro, adesso ve le dico. Ha display, 3 display port, un HDMI, ha anche un backplate, vabbè, di plastica in questo caso, ma più che sufficiente a proteggere almeno il retro della scheda e renderla un attimino più bellina, senza vedere tutte le cose che di solito si vedono sulle schede senza PCB, cioè senza protezione, quindi tutti i chip e le cose. Ha un pin da 8, una griglia frontale da 2 slot, quindi praticamente l'aria esce fuori, esce da qui, l'aria che nel vento le muovono, e comunque una cosa negativa è che posso dire che non ha il fan stop, quindi praticamente le ventole girano sempre, anche al minimo, ma sono sempre che girano, non si fermano mai. Questa cosa è un po' una rottura di balle, però vabbè, abbiamo tenute così 20 anni le schede, anche se c'è una che lo fa ancora, non è un problema. Allora, cosa posso dirvi? Allora, il processore grafico è Navi 23, ok, lo devo leggere perché non mi ricordo a memoria, ha 1792 core, come le 6600 liscia, 8 GB di RAM e un bus di 128 bit. Posso assicurarvi che anche se è un bus di 128 bit, questa scheda spinge da morire, cioè va molto 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 bene, tant'è che si può giocare anche in 2K, ok? È una scheda da 2K questa, io la userò in Full HD perché i miei schermi sono così, però se voi avete gli schermi in 2K, questa scheda perfettamente si integra con tutto quanto e vi spinge giochi 2K a dettaglio alto, ok? La tecnologia chiaramente è RDNA2 e a 7 nanometri. Allora, io adesso vi ho preparato un po' di benchmark, un po' di test, adesso ve li faccio vedere, così la testiamo un attimo, vediamo che temperatura raggiunge. Allora, il primo gioco in questione che ho testato è Call of Duty Warzone, mappa nuova, quindi aggiornamento nuovo, Windows 11, 22H2, driver nuovi AMD degli ultimi, quelli optional, quindi non mi ricordo la versione esatta, ma comunque sono gli ultimi che ho trovato sul sito. E, come potete vedere, il gioco è in Full HD con ray tracing attivo, quindi al massimo del dettaglio in Full HD, però, e io vedo che va alla grande, ok? Siamo sopra i 100 dall'alto, quando atterriamo dovremmo essere sugli 80 fps, siamo abbondantemente sopra i 60 e non mi sembra di vedere cali sostanziosi di frame o altre. Allora, come potete vedere, anche il computer che ho usato non è il massimo, ho usato lo Xeon, quello vecchiotto, ok, con DDR3, via dicendo, non la spinge proprio veramente bene, perché se guardate la scheda è al 79, 71, 77, non è al 100%, okay? Quindi secondo me sono CPU limited su questo test, potrebbe fare anche di più, una manciata di FPS in più la fa sicuramente, soprattutto se avete AMD e avete il lavoro 4G e il resize bar attivo, ok, quindi dal Ryzen 3000 in su, dovreste prendere delle prestazioni abbastanza buone. Ok, qua siamo su Metro 2033, ok, Redux mi sembra, se non sbaglio, dall'interno qua sono però tutto al massimo, ok, cioè tutto ultra praticamente, siamo sui 48-50 fps, Ray Tracing non ce l'ha perché il gioco non ce l'ha, e vedo comunque che la scheda è abbastanza in sofferenza, ma è comunque giocabile il gioco. Ecco, l'unica cosa che qua si blocca, non ho capito come mai, solo in questo punto, a un certo punto si bloccherà il gioco, ma non ho capito il motivo vero che ha portato il gioco a bloccarsi. Comunque in tutto al massimo soffre, ma ripeto, lo sto provando su una piattaforma vecchia, quindi magari se una piattaforma più nuova che spinge meglio,
farà, magari arriverà anche sui 60, non so, ecco, qua si blocca. Ho dovuto praticamente resettare il computer, non ho capito perché l'ha fatto. Allora, qua invece siamo su Engine Even. E come potete vedere, non l'ho provato con il server questo, l'ho provato con l'i5 10400F che ho appena fatto, e quindi l'ho messa all'interno del computer dove andava loggiata e ho fatto questi test per vedere se le temperature, se gli FPS erano giusti, ok? E ho visto che comunque spinge bene, arriviamo a un punteggio discretamente alto senza consumare troppa corrente. Siamo intorno ai 100 watt, per una scheda di questa potenza è abbastanza buona come risultato. Poi chiaramente più potente avete il computer, più questa scheda sarà sfruttata, più sarà spinta, più FPS farete fino ad arrivare al limite ovviamente fisico della scheda. E come potete vedere adesso il punteggio che apparirà sarà di gran lunga superiore a quello di una 1060, ok, da 6 giga, o da una 1660 di un po' di tempo fa. Cioè 2482, mi sembra un punteggio di tuo rispetto, come potete vedere i valori dei GPU-Z sono molto 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 buoni. È chiaro che in questo cabinet l'ho messo adesso, scalda un pochino di più e quindi essendo un po' chiuso, anche se l'ho reato bene, purtroppo fa dei gradi in più. Di solito si assesta intorno ai 62-65 gradi massimo, ok? Allora, in questo test, come potete vedere, ho provato anche Superposition. È un test non al massimo del dettaglio, ma in medio. L'ho fatto in medio semplicemente non perché la scheda non lo tenga in massimo, ma l'ho messo in medio semplicemente perché l'ho fatto in medio anche con le altre schede, quindi per avere un parametro di paragone l'ho tenuto in medio. In medio praticamente non lo vede neanche, fa un sacco di FPS e va da Dio. Ok, il problema qual è? Che sono test sintetici, quindi nei giochi il comportamento potrebbe cambiare. Per adesso io li ho visti molto molto spinti bene i giochi, anche quelli che ho provato. Chiaramente non ho avuto modo di provarne tanti, non ho avuto tempo, diciamo, e quindi quello che vedete voi è il risultato di una corsa, ok, per completare i test, per fare tutto, che ho fatto in questa settimana e in questi giorni tra clienti e lavoro, quindi mi dispiace perché mancano tante cose che volevo mettere, tanti test che volevo fare, ma potremmo fare anche una live, tanto è una scheda di queste ce l'ho anche io, quindi potremmo fare una live dedicata. Ed ecco qua il punteggio finale, ecco qua il punteggio finale del sistema, del test, del benchmark, e vedo che ha fatto benissimo, non bene, ma benissimo, ok? Questa è una scheda, direi, che consiglio a tutti quanti di acquistare se si vuole spendere poco. Allora ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto e che tutto sia stato di vostro gradimento. Chiaramente il tempo è stato quello che è stato, quindi io avrei fatto meglio, avrei fatto qualche test in più. Però purtroppo tempo non ce n'è stato e il server faceva un po' di bottleneck, quindi l'ho messo direttamente sull'11400 che ho qua dietro. E qualcosa in più si è visto, però poca roba perché non avevo il software necessario per le prove complete. Vi lascio comunque il link al mio dispacciatore di schede grafiche in descrizione, così potete contattarlo direttamente se ne volete prendere alcune. O potete dirlo anche a me sui commenti, comunque vi metto io in contatto con chi mi ha procurato questa scheda. Il prezzo lo sapete, più o meno sui 230, 220-230 euro. Ce ne possono essere anche altri modelli, comunque. Tipo 580 o 1660 Super, 1660, 2060. Insomma, ci sono un po' di modelli disponibili per l'acquisto a prezzi abbastanza bassi, quindi vi consiglio di contattarlo se ne volete alcune. E poi lui vi spiega come funziona, insomma, è una cosa abbastanza sicura, perché sono io che metto la faccia in mezzo, quindi è una cosa che comunque si può fare tranquillamente e non si corrono rischi. Allora, presto faremo una build molto molto economica nel prossimo video, fra due video, perché il prossimo è su questo computer, qua che è dietro, per vedere qualche test, mentre il prossimo video su una build molto molto economica, che vedremo come si comporta in quest'anno con i giochi nuovi e con la scheda grafica che metterò dentro. Non vi anticipo niente, non vi spoilerò niente, lo vedrete penso fra una settimana, barra due. Tempo che questo video venga fuori, che stia fuori un pochino, che ne venga fuori un altro, e poi quello di cui sto parlando, di cui vi parlo.
Niente, io vi saluto, vi raccomando, condividete, commentate e al prossimo video. Ciao!